che inizieremo questo racconto con alcune immagini di noi che facciamo un'escursione naturalistica, tra virgolette, alla ricerca di animali e piante in un luogo piuttosto insolito, perché siamo andati alla ricerca di animali e piante nella Basilica di San Vitale e all'interno del Museo Nazionale di Ravenna. In seguito i ragazzi in questa occasione hanno preso appunti, hanno fatto foto, hanno fatto disegni che poi noi abbiamo analizzato in classe. Abbiamo fatto delle esperienze in natura anche in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi Movimenti di Ravenna e abbiamo terminato facendo delle schede, hanno fatto delle schede insieme agli insegnanti di italiano, storia e scienze e delle ricostruzioni tridimensionali insieme ai professori di arte volte proprio a un pubblico di ipovedenti e non vedenti. Lascio la parola ai ragazzi. Da dove si passa per entrare nel Museo Nazionale di Ravenna. Invece qua stiamo rappresentando gli uccelli della sinapia di Santa Polinare di Lasse, la sinapia di Sant'Eguardo in un mosaico. Questa è stata trovata sotto i mosaici a Santa Polinare durante i lavori di restauro. Qui ci stanno mostrando delle canzoni di mango che servivano per dividere la zona dell'altare da quella dei fedeli, che sono state prese da San Michino Tecisco e da San Vitale. Nelle transenne sono state scolpite delle piante degli uccelli come se fossero delle siepi, per obbedire la chiesa, ed erano di mano che proveniva dalla Grecia e alcune erano di tutte. Qui quando siamo andati a visitare il Museo Nazionale, come sono esposte le lapidi che abbiamo visitato? Qui siamo nel chiostro di San Vitale e qui davanti all'Università. Che erano in pausa, poi dopo i produttori sono scritti e rispondere a delle domande. Stiamo completando delle schede che abbiamo fatto a San Vitale per concludere il nostro viaggio di bordo e stiamo individuando le delle piante che abbiamo visto confrontandole con delle foto che ho scappato da vista. Questo è il Museo Natura di San Alberto. Qui stiamo visitando il museo dove abbiamo visto imbalsamati alcuni degli animali che sono stati riprodotti nei mosaici. Questa invece è un'escursione fatta nelle valli di Comacchio, dove abbiamo visto dei fenicotteri e alcuni aironi. Qui siamo nella pietra rimanente di Ravenna, dove abbiamo parlato con un evidente che ci ha raccontato la storia culturale e ci ha fatto vedere alcuni dei descrittivi. Poi siamo andati a fare un percorso in pietra, dove c'era anche il cartello descrittivo, per capire meglio cosa trovano le persone che non vivono, ci hanno fatto fare un percorso in pietra. Qui invece stiamo riproducendo tridimensionalmente gli animali visti nei mosaici. Abbiamo usato il DAS, le lastre di rame e il gesso. Per prima cosa abbiamo steso il DAS, poi abbiamo ricordato il disegno e infine abbiamo aggiunto altro materiale per farne il rilievo. Invece in queste immagini stiamo riproducendo gli animali sul rame sempre creando un rilievo. Del rame si deve chiudere l'immagine all'incontrario in modo che dall'altra parte arrivi il numero di ultimo verso il nostro. Qui ci sono i nostri lavori in mostra al Museo di Sant'Alberto e accanto ad ogni immagine c'è un cartellino espositivo scritto in dai. Oggi siamo i ragazzi all'inaugurazione della mostra e facciamo la visita. Grazie.